La rassegna stampa è offerta da... Lunedì 8 luglio, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Giornale d'apertura, il messaggero, IMU, il PDL contro Saccomanni, il centrodestra è inadeguato, la replica non mi dimetto, Franceschini attacco al governo. Il tesoro pensa ad accise più alte e meno servizi pubblici per rimodulare la tassa sulla casa. Presentazione Expo 2015, Napolitano, basta diatribe, serve unità, Letta, il paese esca da autolesionismo. In Italia 30.000 piccoli schiavi dal commercio all'agricoltura, inchiesta sul lavoro minorile, sfruttati, maltrattati e senza scuola. Un'azzurra Wimbledon e Murray riscrive la storia, titolo junior a Quincy, tra i big, svolta dopo 77 anni. Egitto, l'economista Edin, premier. La Gazzetta del Mezzogiorno, Lecce, l'ira di Tesoro, i moralisti alla larga ad Amicoli, il dirigente difende la trattativa con l'attaccante. Bari, la fiera del Levante, al via ma senza presidente. Assemblea oggi a Ginosa dei lavoratori Natuzzi. Due omicidi senza perché, Puglia di sangue, in entrambi i casi gli inquirenti parlano di futili motivi alla base dei due delitti che sembrano già risolti. San Cesario butta fuori, ucciso in piazza, identificato il killer, Gravina ammazzato con 15 coltellate fuori dalla sala giochi. L'uomo massacrato nel Varese è Angelo Balducci di 28 anni, Gianfranco Zuccaro di 37 anni, la vittima salentina. Oggi il Papa a Lampedusa, Francesco Pellegrino, nell'isola dimenticata. La Gazzetta di Lecce, omicidio in piazza, in diretta, una videocamera di sorveglianza riprende tutte le fasi del delitto, la lite banale, il ferimento, la fuga della vittima e poi due colpi mortali all'addome. Ucciso Gianfranco Zuccaro, bodyguard di 37 anni, già identificato il killer. L'uomo, un quarantenne ben noto alle forze dell'ordine, si è reso irreperibile subito dopo il fatto di sangue. Tesoro al contrattacco, giù le mani da Amicoli, il dirigente del Lecce rivendica il diritto di trattare col bomber. Nardò, ecco le strisce blu nelle marine, da oggi si paga, al via il provvedimento della giunta. Concludiamo con il quotidiano, braccato e ucciso tra la gente, agguato in pieno centro, l'assassino armato di pistola ha aspettato l'uomo fuori da un bar. Terrore a San Cesario, muore un bodyguard, il killer ha un volto, gli danno la caccia. Una passione sfrenata per pugilato e arti marziali, questo era Gianfranco Zuccaro. Lecce sporca, proteste ed SOS al comune, topi e blatte, intervengono le associazioni dei consumatori. No degli albergatori al gasdotto TAP, il ministro ci aiuti, le multinazionali non possono decidere per noi. Bisognava discuterne prima, la Puglia rivendichi il suo ruolo, Rocco Palese, deputato PDL, la regione alle sue responsabilità. Progetto Era GX, via al confronto, il sindaco di Melendugno invita le istituzioni. Cassa in deroga 2013, mancano 50 milioni, in Puglia sono stati ammessi al trattamento 2170 lavoratori di 349 aziende. E ancora caos. Giustizia in tilt, processi civili bloccati per 8 giorni, sciopero degli avvocati contro il decreto legge sulla mediazione obbligatoria. Lecce, topi e blatte, piovono proteste, le associazioni, il comune intervenga subito, l'assessore calce bianca sui tombini. Agguato in piazza, bodyguard inseguito e ucciso tra la gente, San Cesario, 5 colpi di pistola in pieno centro, la vittima il 37enne Gianfranco Zuccaro. Gianfranco, la passione per il pugilato e quel carattere difficile da domare, fisico possente, costruito in lunghi allenamenti e sicuro di sé. Il volto del killer nei filmati, ore contate per l'assassino, lo ha atteso fuori dalla pasticceria Natale, caccia a un giovane. L'analisi di Motta, droga e racket, le piste più battute in queste ore. Le urla della sorella davanti al corpo, mio fratello era un ragazzo pulito, sul luogo del delitto anche i familiari del giovane. Lo shock dopo gli spari, un paese violentato, il sindaco romano, bisogna rispondere subito allo sgomento. Appello di Capone ai testimoni, raccontate tutto senza paura, l'ex primo cittadino e parlamentare PD in trincea dopo il delitto. Questo è un luogo di legalità, si troveranno presto i colpevoli. Delitto nella stessa piazza, torna l'incubo, modalità e luogo identici, nel 2004 la morte di Marco Lezzi. Tegola sulla Lupi, avvocati da risarcire, accordi violati, la partecipata dovrà pagare i legali esclusi dalle transazioni. La corsa al rettorato, tre candidati in corsa, un mese di idee e accuse, domani seggi aperti in Lizza, Carducci, Laudizi e Zara, dai confronti annullati agli scontri con la Forgia. Si vota da domani alle urne, inoltre 1300, 4 turni prima del ballottaggio, si comincia alle 10 a Ecotec. Ultra, il comune sarà parte civile, perrone, violenze da condannare, gli arrestati verranno ascoltati dal GIP.
Porto Cesareo, auto abusive nella sosta riservata, disabile costretto ad andar via. Un uomo di veglia è costretto a percorrere diversi chilometri in carrozzina. Infine lo sport, Moriero, Miccoli, è un sogno, ha ragione Antonio Tesoro, è una trattativa difficilissima, nel mio Lecce solo gente che vorrà mettersi in discussione. La prima in giallo rosso all'addio al calcio di Checco, il 2 luglio 2005 l'attaccante di San Donato fu tra i protagonisti del match del Via del Mare. La nostra rassegna termina qui, a più tardi con TG News 24, buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da...